Hazel si colora di rosa insieme alla Lilt per il mese di ottobre. È importante fare prevenzione, soprattutto dopo il Covid, che è stato un periodo davvero difficile per questo tipo di attività. Sicuramente è una grande occasione per riprendere la nostra politica di screening e di prevenzione. Questo mese deve servire a invitare tutte le donne a partecipare allo screening tutto l'anno, ovviamente. Come dicevo prima nella conferenza stampa, non abbiamo illuminato l'ospedale per una questione energetica, ma possiamo illuminare noi stessi per fare prevenzione e quindi aiutare le donne ad avere consapevolezza del bene che la loro salute ha per loro e per tutta la popolazione. Può ancora una volta sottolineare l'importanza del lavoro di prevenzione per evitare poi di accedere ad ASL per problemi più gravi? Allora, guardate, il tema vero è che se io faccio prevenzione ho la possibilità, uno, di avere una diagnosi precoce e di conseguenza accedere immediatamente a un percorso che ASL ha già e di conseguenza farlo tutto nel breve tempo possibile. Assessore in rappresentanza di Comune di Sanremo e Lilt, oggi per dare di nuovo tutta l'importanza giusta e corretta al lavoro di prevenzione. Certamente sì, oggi è un giorno speciale, è un giorno che vede una sinergia reale, concreta tra la struttura pubblica e il terzo settore, tra ASL e Lilt, che prosegue ormai da molti anni. Ecco, oggi siamo qui per sensibilizzare le nostre donne, giovani e meno giovani. Avvicinatevi alla prevenzione, non abbiate paura. È soltanto attraverso la prevenzione che noi potremo sconfiggere questa grande malattia che è il tumore alla mammella, cosa di cui si parla in questo mese di ottobre, che è il mese del nastro rosa della Lilt. Dottor Battaglia, parlando di numeri, quanto incide la prevenzione e gli screening sulla cura, sui trattamenti del tumore al seno? In modo enorme, ma su vari aspetti. Innanzitutto sulla guarigione, che è la cosa che interessa di più, se stiamo parlando di tumore ovviamente della mammella, ma ancora di più nella cura, perché chiaramente si va da una chirurgia meno demolitiva nei confronti di un organo che è estremamente importante anche dal punto di vista psicologico per la donna e soprattutto anche dal punto di vista delle cure oncologiche, cioè trovare un tumore piccolo molto spesso significa non dover fare poi terapie particolarmente aggressive dal punto di vista oncologico. Vorrei aggiungere una piccola cosa, visto che a Sanremo abbiamo la fortuna e l'onere e l'onore di avere una breast unit. Ecco, su questo abbiamo dei numeri precisi. Oggi se la donna va a farsi curare in un centro dedicato alla cura dei tumori della mammella, appunto le breast unit, la percentuale di guarigione è del 18% superiore come se andasse a farsi curare in una ginecologia e in una chirurgia. Questo non vuol dire che i colleghi ginecologi o chirurghi sono meno, io stesso nasco come chirurgo, siano meno bravi, ma semplicemente perché oggi nelle breast unit le donne vengono gestite da un team multidisciplinare in cui già il suo caso, al momento che arriva l'esame istologico, viene discusso dall'oncologo, il radiologo, l'anatomopatologo, il chirurgo senologo e quindi il suo percorso viene già costruito. Come dicevo molti anni fa, viene presa in braccio e accompagnata lungo un percorso che è difficile, ma dal quale uscirà sicuramente con un risultato dico ottimale, perché il 100% di guarigione in queste malattie non è mai possibile, ma oggi siamo oltre il 90%. L'importante è farsi seguire in questi centri dedicati che ormai cominciano a comparire non solo più per la mammella, ma anche per il colon, per la parte urologica, perché si è vista che è la carta vincente nel combattere i tumori. Durante il periodo del Covid è stato davvero difficile portare avanti il lavoro di prevenzione. Come state riprendendo e se vi state riavvicinando ai numeri del 2019? Sì, solo quest'anno per quanto riguarda la breast unit, al di là degli screening, come diceva la mia collega prima, che hanno ripreso numeri importanti, l'attività chirurgica ha subito anche quella oncologica, purtroppo oncologica anche perché ci sono state diverse figure che hanno abbandonato questa ASL di oncologi, è difficile gestire anche gli appuntamenti. Devo dire che quest'anno, nel 2022, siamo tornati ai numeri del 2019 come assistenza e come gestione della breast unit, però tenete presente che il sottoscritto nel 2020 per tutto l'anno non ha più operato a Sanremo, ma andava con le pazienti a operare a San Martino di Genova, dove ancora c'era una struttura protetta. Poi piano piano abbiamo ripreso l'attività man mano che il Covid è stato in qualche modo controllato. Dopo il periodo difficile del Covid si riparte con la promozione della prevenzione in provincia di Imperia perché è forse il primo lavoro, il primo step per evitare poi di incorrere in ASL per problemi più gravi.
Sì, noi non ci siamo in realtà mai fermate, però decisamente il periodo Covid ha penalizzato non tanto noi quanto proprio la popolazione. Abbiamo subito iniziato, sin dal primi del 2021, un recupero fatto quasi porta a porta per assicurare alle pazienti la prevenzione, e tutt'oggi lavoriamo in questo senso. Dobbiamo ricordare alla popolazione che i quattro assi vincenti dello screening sono una estrema disponibilità di programmazione del proprio appuntamento sulle basi delle proprie esigenze. Noi abbiamo sedute sia al mattino sia al pomeriggio, che è un'attività gratuita, e questo non dispiace in un tempo di crisi economica. Che la mammografia viene letta da due medici specialisti in senologia, quindi è una garanzia, perché quando io vado da un solo medico dipendo dalla sua opinione, se ne ho due vuol dire che la mia diagnosi sarà più accurata. Quarto asso, che queste donne vengono coccolate nei nostri locali. Abbiamo un personale tecnico e segretariale che veramente le prende, le accompagna, le tranquillizza, le rassicura, e il più delle volte, devo dire, abbiamo sempre avuto degli encomi proprio per questo atteggiamento. Ecco, nei fatti quanto può incidere una prevenzione? La prevenzione è essenziale, gli screening oncologici su dati nazionali e europei dicono chiaramente che le iniziative di prevenzione oncologica servono per prevenire l'insorgenza di malattie o addirittura per identificarle in una fase precoce, quindi riusciamo a trattare la malattia nelle fasi preliminari, addirittura asintomatiche. E questo ci permette di garantire alle persone una qualità di vita che non cambia. Quello che dobbiamo riuscire a convincere, a trasmettere alla popolazione, è che le iniziative di prevenzione sono proposte in maniera gratuita in tutta Italia alle persone che sono sane, e quindi in questo momento noi dobbiamo far percepire l'importanza ad una persona sana di poter aderire a questi screening oncologici in forma gratuita, anche se in questo momento la persona non ne ha, non ne sente un bisogno. Questa è la sfida dei prossimi anni della prevenzione, il coinvolgimento più attivo della cittadinanza per farsi carico dei suoi bisogni di salute prima dell'insorgenza di una malattia. Quindi questo è il fulcro. Grazie, gentilissimo.